Ma sicuramente è stata una bella gara quest'oggi, complimenti a Luigi Mariotti, Oliviero Brigidi, Giese Valdelfoglia, Leandro Romani, onorato e ricordato nel migliore dei modi, i ragazzi hanno dato spettacolo, un clima insolito per una giornata di fine giugno, una bella azione di questi quattro atleti che hanno fatto la differenza, prima vittoria di Spezzani quest'oggi qui a Bottega di Vallefoglia, quindi diciamo che è un bel vincitore, una prima volta e chissà che non sia di buon auspicio per il suo proseguo della stagione. Domenica ci saranno i campionati italiani, quindi sicuramente i protagonisti di oggi saranno protagonisti anche domenica prossima, ma in tutta l'estate. Ma è stata una gara molto impegnativa, che poi nel finale c'è stata la pioggia, molte cadute, la strada era molto scivolosa, infatti in discesa era stato molto pericoloso e l'ultimo giro in salita siamo rimasti in tre e i miei compagni mi hanno aiutato tantissimo, infatti devo ringraziarli molto perché questa vittoria è arrivata grazie a loro e negli ultimi metri il mio compagno ha dato tutto per portarmi fino all'arrivo e dopo ho dato tutto quello che avevo e sono contento di avere questo risultato perché è tanto che lo aspettavamo e finalmente è arrivato. Vincere per un centimetro? L'ho vista, l'ho dato tutto anche perché con il bagnato la bici ci volava molto però ce l'ho messa tutta e è arrivata. Spero che sarà un futuro importante perché sto facendo molti sacrifici, io e tutta la mia famiglia, quindi spero di ripagarli sempre e spero che il futuro andrà bene e che mi porti avanti magari in qualche squadra importante per poi andare magari sempre più avanti. Sicuramente una gara memorabile questa. Esatto, perché è stata molto sudata, aspettata, quindi sì, memorabile. Grazie, grazie. Bravo. Ringrazio tutta la mia squadra, il mio allenatore, poi sicuramente tutta la mia famiglia che non mi fa mancare niente, i miei genitori e questa vittoria va a loro sicuramente. Veramente, veramente in gamba. Poi sono partiti con l'asciutto, quindi il sole, poi dopo ha cominciato a piovere, poi si è fermato, quindi veramente i ragazzi hanno avuto avversità, diciamo, anche questa leggera pioggia che ha bagnato il percorso e reso scivoloso tutto quanto. I ragazzi hanno veramente diciamo onorato la gara e si è visto fino all'ultimo che con un arrivo al fotofinish per un centimetro e quindi abbiamo da sopra abbiamo dovuto con molta calma vedere chi è che aveva vinto perché non è stata una cosa semplice. Però complimenti a tutti, complimenti a tutti i ragazzi che hanno veramente fatto la gara, complimenti a tutte le squadre e a tutti quelli che hanno aiutato in questa realizzazione. Questa è veramente una bella giornata di sport e quindi il ciclismo ha avuto una gara veramente con i fiocchi, insomma, questo sì, questo gli è veramente, sono veramente contento di tutta questa cosa qua. Complimenti anche a tutte gli sponsor, ma anche ai volontari, alla Polizia Municipale che ci ha coadiuvato benissimo, e tutti le persone che si sono messe in gioco anche sotto l'acqua e negli incroci, nelle rotatorie, per far sì che la gara filasse nel migliore dei modi. E in effetti è stato quello, il risultato di quello che è la collaborazione di tutti. Questo è molto importante, molto importante. Grazie ancora a tutti quanti. Sì, una gara emozionante, con qualche avversità, insomma il meteo non il massimo, alla fine qualche goccia d'acqua insomma, ha reso il percorso un po' più scivoloso, però si è vista una bella gara con un gruppo compatto all'inizio, qualche caduta e poi una gran volata fra due ragazzi, insomma ha vinto una squadra, un ragazzo di Modena e per veramente il fotofinish si è rivisto più volte, insomma per pochissimi centimetri, insomma ecco, complimenti ai ragazzi, è andato tutto, è bello vedere anche la soddisfazione di questo ragazzo, prima vittoria di stagione, quindi è bello vedere insomma gente che si impegna da tutto per lo sport, per una passione e poi riesce a raccogliere i primi risultati, gli auguro che siano i primi di un futuro magari glorioso. Yeah.